Si è concluso il blitz delle forze speciali maliane in collaborazione con quelle americane per salvare le 155 persone che si trovavano all'interno dell'hotel Radisson di Bamako, capitale del Mali, presa d'assalto venerdì mattina da un comando jihadista di 12 persone. Il tutto era cominciato poco dopo le 10, quando i terroristi erano riusciti ad arrivare all'albergo con una macchina con targa diplomatica e successivamente avevano raggiunto il settimo piano. Poi hanno cominciato a sparare. All'interno c'erano 170 persone fra turisti, team di compagine aerea e staff dell'albergo. Intorno alle 12:30 è scattato il blitz all'interno della struttura, durato per ore. I jihadisti hanno lasciato sul campo i corpi di 27 persone. Non c'erano turisti italiani, molti feriti, alcuni dei quali gravi. Ad una settimana dagli attacchi parigini, il terrorismo di matrice jihadista rimane una minaccia costante, così come aveva detto e ribadito anche nella giornata di venerdì il presidente francese Hollande.